E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi direi che è una giornata da tori, come si suol dire. Giornata molto carica, siamo tutti belli gasati e oggi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo e che cosa ci dobbiamo aspettare da questo mercato che sembra appunto ripartire, voler di nuovo andare a cercare qualche massimo locale. Sembra, ripeto, sembra perché la giornata deve ancora chiudere, dobbiamo vedere cosa succede nei prossimi giorni, che tra l'altro è weekend, ma sembra, direi che le probabilità vanno tutte in quella direzione lì, che abbiamo trovato forse il nuovo low. E se questo fosse il low locale, beh, direi che siamo assolutamente confidenti in una maggior probabilità di diciamo un esito bullish rispetto a una continuazione ribassista. Questo perché, vedete, abbiamo recuperato, ne parlavamo anche nelle scorse live, avevamo la nostra struttura a blocchetti, questi blocchetti, no, laterali entro i quali si muoveva Bitcoin, abbiamo lateralizzato qua, siamo scesi, lateralizzato qua, tac, e adesso inversione, il che è il primo segnale bullish, nonché trigger di un possibile long. Ovviamente questa è la prima candela di break, quindi ci sono ancora teoricamente le possibilità di falso movimento e bisogna fare attenzione. Infatti, ve lo chiedo già che ci siamo: secondo voi è una bull trap? E domani o dopodomani, nel weekend o magari lunedì prossimo, ci farà lo scherzone, damperà e perderà il break che ha fatto? Oppure di fatto abbiamo sancito quello che è un higher low coi fiocchi? Ditemelo anche voi nei commenti, mi raccomando, condividiamo le idee e le opinioni. Io ve l'ho detto, sembra che questo voglia essere, a mio parere, il low effettivo, tra l'altro da manuale, perché ha fatto un bellissimo retest, guardate che roba, proprio di questo range del bottom, l'ha ritestato chirurgicamente. Ha rimbalzato ed è ripartito. L'ultima volta, tra l'altro, no, non l'ultima, ma un po' di volte fa, avevamo anche fatto il nostro Fibonaccio, che ci piace tanto, l'avevamo sovrapposto alla situazione attuale e avevamo visto che la zona che sembrava una zona di accumulazione, questa qui che avevamo guardato per bene, l'avevamo presa come attuale pool di domanda, vi ricordate? Tanti test, molti assorbiti, buoni segni comunque. Comunque, in generale, confluisce perfettamente con il 50%. E comunque un ritracciamento che va proprio a prendere il 50% come bottom, come low locale, è un ritracciamento completamente sano che in caso di continuazione rialzista porrebbe per l'appunto delle basi per un bel trend. Cosa che tra l'altro si vede ancora meglio, forse, anche se oggi le altcoin hanno un po' inciampato, però sulla market cap totale. Vedete, nella market cap totale, che era un po' più avanti, un po' più bullish anche rispetto a Bitcoin, perché se ci fate caso, eravamo già andati a ritestare i massimi una seconda volta qua all'incirca, non proprio preciso preciso, però possiamo dire che siamo andati di nuovo a ritestare i massimi e poi abbiamo fatto questa che molti chiamavano bull flag, comunque un ritracciamento. Di nuovo 50%. Un bel tac, rimbalzino, pulito, pulito qui, e adesso vedete che abbiamo già recuperato un livello chiave. Questo livello chiave proviene dal settimanale. Scusate, ve lo zoom un po' così si vede meglio. Tac, vedete questo qui, il che lo rende ancora più significativo. Vedete, avevamo fatto un falso breakdown in sostanza. E adesso, se addirittura la settimana dovesse chiudere qua sopra, avremmo pure un engulfing bullish, cioè sarebbe una situazione molto positiva. Nonostante il grafico singolo di Bitcoin sia ancora, o meglio, sembri ancora lontano dai massimi, perché poi ci stiamo avvicinando sempre di più se dovessimo ripartire, quello della capitalizzazione totale non è in realtà così lontano, ok? Quindi la situazione non è affatto male, tutto sommato. Ritorniamo pure a Bitcoin perché al di là del grafico, che poi analizziamo, analizzeremo meglio verso la fine con tutti i possibili scenari, come andare a impostare un'eventuale posizione long speculativa e così via. Ci
Ci sono, ripeto, al fianco di questi grafici molto bullish anche tante notizie bullish. Non so se avete sentito oggi o in questi giorni anche, innanzitutto il capo della Fed, il chairman della Fed, Powell, ha detto espressamente di non voler bandire Bitcoin. Cosa che sinceramente mi aspettavo, perché un paese come l'America, se bandisce Bitcoin, si avvicina molto alla Cina, quindi non è nel suo stile, diciamo. Quindi quella è una cosa sicuramente positiva. Inoltre ci sono notizie molto positive da Visa, che ha detto che vuole creare un layer 2 su Ethereum, pensate che storia, sul quale che ha chiamato Universal Payment Channel, quindi un canale di pagamenti universale, sul quale appunto far confluire di fatto i vari pagamenti in stablecoin e in CBDC, perché come già sapevamo, perché non è la prima volta che esce una notizia del genere, Visa vuole entrare a gamba tesa nel mercato delle stablecoin perché ci vede un futuro, in particolare quando ci saranno le CBDC, che sono le stablecoin di banca centrale. Una volta che i vari stati, le varie banche centrali faranno le loro stablecoin, il futuro secondo Visa andrà in quella direzione, perché saranno comunque stablecoin compatibili con smart contract, programmabili, automatizzabili, e quindi hanno, anche se non hanno i vantaggi chiave tipo la decentralizzazione delle cripto, hanno alcuni vantaggi come appunto la programmabilità e tutte quelle feature collaterali. Quindi questa sicuramente è una notizia positiva anche per Ethereum, perché tutto ciò che è costruito su Ethereum poi di fatto spende gas ed è meglio poi per gli Ethereum holder, che vedono bruciato questo gas. Poi un'altra notizia che mi è piaciuta un sacco personalmente, non so se l'avete vista, è questa proposta che è stata fatta nel forum di MakerDAO. Avete presente MakerDAO, che è la DAO più grande della DeFi, quella piattaforma sulla quale si creano i DAI depositando del collaterale, ok? E la proposta che è stata fatta, intanto, da chi è stata fatta? Da Société Générale, che è la settima, se non ricordo male, banca di investimenti della zona euro per dimensioni del capitale gestito. Quindi non sono proprio gli ultimi arrivati. La loro proposta, tramite la loro società che si chiama Forge, che è una società che hanno fondato in passato, e ha l'obiettivo, non so se vi ricordate quella notizia che aveva raccontato di come questa banca aveva creato dei titoli, dei bond di fatto, tokenizzati sulla chain Ethereum. Ecco, era tramite Forge. La proposta che hanno fatto oggi a MakerDAO, ascoltate bene perché sarebbe una figata pazzesca secondo me, è l'utilizzare questi titoli tokenizzati, di cui trovate qua tutte le caratteristiche, ovvero 40 milioni di euro di ammontare nominale. Poi abbiamo, qui c'è il loro codice ISIN, la data di creazione, la data di scadenza, sono quinquennali, rating AAA, quindi teoricamente, per quanto ci si può fidare dei rating, sono sicuri, e ciò che vogliono fare è utilizzarli, introdurli come collaterale per mintare DAI. Quindi è una, come dire, un crocevia tra la finanza tradizionale e la finanza decentralizzata. E io mi immagino che qui ci saranno due fazioni. Coloro che sono contrari perché introduce un collaterale centralizzato, di fatto, perché così è comunque erogato da un ente specifico, e già c'è un po' di polemica su DAI perché buona parte del collaterale è in USDC, che è anch'essa centralizzata. Lì lascio ovviamente la discussione a tutti voi, anche la riflessione. Dall'altro lato però la cosa stimolante è l'unire un prodotto tipico della finanza tradizionale, che grazie alla tokenizzazione è stato portato on chain, e farlo diventare un collaterale, quindi liquidità, da tenere appunto su MakerDAO per creare DAI. Poi quei DAI sapete bene quante cose ci si possono fare. Quindi rendere così, cioè è un precedente più che altro, perché rendere liquidi tramite la tokenizzazione, rendere collateralizzabili dei titoli, è una cosa che ti apre dei portoni giganti, perché immaginatevi cosa può voler dire portare all'interno della DeFi
tutti quegli strumenti finanziari tradizionali. Adesso sicuramente sto facendo un volo di fantasia, perché siamo ancora indietro, questa è ancora un po' una prova, però significherebbe appunto poterli collateralizzare, prendere un prestito di stablecoin o liquidità da usare in altro modo in DeFi, e questo farebbe enormemente crescere la DeFi, oltre all'aggiungere un collaterale tutto sommato stabile, perché questi titoli sono caratterizzati dalla bassa volatilità, al pool di MakerDAO. A me è piaciuta come cosa, è molto curiosa e secondo me sarà un esperimento in questo periodo storico che si sta andando un po' nella direzione in cui la DeFi e la finanza tradizionale convergeranno, perché c'è troppo interesse da parte delle banche di investimento, dei fondi, verso proprio il mondo della DeFi. Cioè anch'io sto avendo tanti contatti con persone che lavorano e anche fondi e a volte anche banche, vi dirò, che si sono mostrate molto interessate al mondo della DeFi, perché vogliono erogare prodotti finanziari o sfruttarla in qualche modo, cioè è un trend di fatto, e quindi bisogna prima o poi vedere come va concretamente. Questo potrebbe essere un ottimo esperimento. Non vedo l'ora di vedere se verrà approvata questa proposta oppure no, come finirà questa storia. Io ve la volevo condividere perché la trovavo utile come spunto di riflessione, anche interessante. Poi abbiamo altre notizie da condividere anche al di fuori di queste. La più importante di questo periodo, soprattutto per chi segue la blockchain Terra come me, che ragazzi io sono molto di parte, lo sapete, più la seguo e più me ne innamoro, è l'aggiornamento a Columbus 5 che c'è stato. È andato tutto bene, quindi aggiornato con successo. Che cosa introduce Columbus 5? Ne avevamo già parlato, ma facciamo un rapido recap. Intanto, se non avete visto questo video dal canale di Terra, Columbus 5 Mainnet Launch, sono 4 minuti di infografica veramente a prova di bambino, purtroppo in inglese, però è facile da capire. Vi consiglio caldamente di vederlo, perché spiega veramente bene quello che è accaduto. Questa schermata, che spero vediate, ve la zoom un po', aspettate, proviamo a far, no, se lo metto a tutto schermo secondo me si incasina, comunque provo a zoomarlo così. Questa schermata va a fare uno snapshot di quelli che sono gli update, ovvero IBC, ne abbiamo già parlato fino al vomito, no? IBC è l'Inter Blockchain Communication Protocol, che fa parte del mondo Cosmos, e Terra diventerà integrato con l'IBC, quindi tutti gli asset su Terra saranno spostabili altrove. In realtà, come giustamente faceva notare qualcuno di voi le ultime volte, occorre una votazione da parte della governance di Terra per fare un altro l'upgrade che prevede appunto l'ultimo step per la compatibilità, perché con Columbus 5 Terra è diventato compatibile, però poi ci vuole l'integrazione effettiva e verrà votata con una proposta appunto di governance. In sostanza il mondo Atom e il mondo Terra diventeranno totalmente integrati e si potrà spostare con agevolezza i fondi dall'uno all'altro. E ragazzi, il mondo Atom non vuol dire solo Cosmos, vuol dire Osmosis e vuol dire anche Crypto.org e Kronos, tutto quel mondo lì che Io ve lo continuo a dire, secondo me ci regalerà soddisfazioni. Non sto dicendo fiondatevi a comprare Chrome, ma sto dicendo tenete d'occhio quel mondo lì, perché secondo me ci saranno all'inizio almeno, o magari anche dopo, degli APR, degli APY, delle piattaforme che varrà la pena utilizzare e capire. Poi, seconda cosa, altrimenti faccio notte, il signoraggio cambia. Il signoraggio è quel metodo tale per cui da Luna si creano gli UST. Prima di Columbus 5, un dollaro di Luna veniva in parte bruciato, in parte messo nel fondo che si chiama Community Pool, Community Fund, non mi ricordo, e veniva mintato, creato un dollaro, un UST, ok? Viceversa, bruci un UST, liberi Luna, crei dell'Luna e in parte lo peschi dal fondo. Adesso tutti i Luna che vengono impegnati nella creazione di UST sono bruciati. Quindi questo, se la domanda di UST cresce, riduce la supply di Luna a un tenore molto più elevato. Ozone risponde alla domanda: e il community pool che si è andato a creare fino ad ora, che fine fa? Questa è la risposta. Ozone. Che cos'è Ozone? È un pool assicurativo
nativo Terra, che si potrà integrare con le varie piattaforme di DeFi e in sostanza offre una copertura, in parte col community pool che c'è già, in parte con dei meccanismi tipici della DeFi che verranno implementati una volta che Ozone Protocol sarà live. Cosmos SDK fa parte del tecnico, quindi si potrà utilizzare il Cosmos SDK per programmare su Terra, e poi qua ci sono delle efficienze sempre lato tecnico e interfaccia. Comunque i principali update sono questi tre, e comunque anche questi due update tecnici aprono le porte a tante nuove dApp che erano in fase di creazione e aspettavano proprio Columbus 5 per essere ultimate, tipo Valkyrie Protocol che sta per arrivare. Insomma, questo sarà un periodo interessante per Terra. Sempre rimanendo nel mondo Terra, Nexus Protocol, chiudo qua, spero che non sia saltato tutto, no? Nexus Protocol sta per arrivare e ha fatto lo snapshot, ne avevamo parlato anche di questo, forse anche su Telegram ve l'avevo condiviso, che ci sarebbe stato uno snapshot degli staker di Ankh, ok? Snapshot, chi aveva in staking Ankh durante lo snapshot che è stato fatto oggi, riceverà l'airdrop del loro token. Non possiamo più riceverlo, quindi vabbè, ve lo sto dicendo, se avete in staking Ankh andate, cioè siate contenti perché lo riceverete, se non avevate in staking Ankh, pace, non succede niente. E però Nexus Protocol sarà interessante perché sono i vault, i cosiddetti vault, come ad esempio Yearn, ok? Cosa fa Yearn? Va a creare delle strategie di farming autogestite, e la stessa cosa fa Nexus, vi spiego in maniera concreta, guardate. Esempio, Bluna Bet Anchor Vault, cosa succede? Parto da Bluna o da Bet, e lo deposito su Nexus e lui fa tutto, quindi mi va a fare a metterlo a collaterale, borrow di UST, va a mettere a rendito UST e così via, e ti autogestisce il rischio liquidazione. Vedete, questa è la parte chiave: automatically protecting user from liquidation risk. Perché così uno non deve impazzire dietro al loan to value dei suoi collaterali e dire devo alzarlo, abbassarlo, spostare altro collaterale, chiudere il prestito. Fa tutto lui, si prenderà una piccola fee, in più ti autocompounda, ti autogestisce. Molto bene, molto bello, e poi scommetto che farà una bellissima campagna di liquidity mining del suo token. E la stessa cosa, guardate, generates yield by operating an automated delta neutral yield strategy. Quindi andrà anche a implementare in maniera automatica quelle strategie delta neutral che al momento fanno impazzire molti di noi e di voi, perché non si capisce bene quanto devo mettere in short farm, quanto in long farm. Ci pensa il nostro amico Nexus, e quindi semplifica l'accesso alla DeFi su Terra. Era un tassello assolutamente necessario ed è una delle dApp su cui sono più in hype assoluto. Poi cos'altro abbiamo di bello? Allora, questo lo chiudo, ve l'ho già detto. Facciamo un salto di chain e passiamo a Solana per MNDE, Marinad Finance, che è quell'applicazione di liquid staking, quindi tu prendi Sol, lo metti lì e ti dà in cambio MSOL, che va a grattare un APY del 5-6%, quello dello staking di Solana, lancerà il suo token, come era d'obbligo che fosse, lo airdroppa a chi ha utilizzato in passato MSOL. Secondo me molti di voi lo hanno fatto, quindi tenete gli occhi aperti, perché se avete, allora c'è ancora da capire bene, perché il liquidity mining verrà droppato a partire dal 7 di ottobre nei vari pool di Saber e anche nel solo staking di MSOL e anche nei lending protocol dove si mette MSOL a collaterale, quindi immagino l'Arix, immagino tutti quei vari, non so se ci sarà Solfarm, se accetta, non lo so, beh, comunque tutti quei protocolli di lending e i vari DEX, i vari pool. Poi c'è il retroactive claim, che è la cosa che vi stavo dicendo poco fa, ovvero tutti coloro che hanno interagito con MSOL in passato,
mi pare, non ho capito se è dal 13 settembre in poi o anche in altri periodi, non sono stati ancora molto dettagliati perché devono, credo, ancora buttare fuori vari dettagli, non lo so, magari vado a esplorare meglio e vi condivido. E in sostanza io credo che anche se avete dato ad esempio M Sol, nel pool di Saber in liquidità, bisognerebbe, si dovrebbe in teoria avere diritto a questo airdrop retroattivo. Con Sunny non lo so, perché dipende da Sunny se non se li vuole intascare lui, però è da vedere, quindi tenetelo d'occhio. Se avete messo in staking Sol, state tranquilli che ne avete diritto. Se avete preso degli M Sol e li avete usati magari per farmare, potreste averne diritto e sarà molto interessante se così fosse, perché anch'io ne avrei assolutamente diritto. Poi, ultimissime cose, poi passo la parola a voi, mi raccomando, vi voglio carichi. Vabbè, questa velocissima: PancakeSwap ha lanciato il mercato degli NFT e Cake ha pompato, ovviamente, e vabbè, tanti bei coniglietti, tanti bei pancake, e niente, ve la butto solo lì, non era niente che di entusiasmante. Axie, allora, è partito lo staking di AXS, che è la coin di Axie Infinity, e abbiamo un 248% di APR, non malissimo, Ovviamente è pompato in una maniera atroce, Axie, in risposta a ciò, cioè, incredibile sta cosa, nuovi massimi su Bitcoin, sicuramente anche sui dollari, e c'è una, o si mette in staking puro, quindi si gode con un quasi l'1% al giorno, mamma mia, ma è vera, cioè saranno veri sti dati, perché APR tra l'altro, neanche APY, ma mamma mia, e oppure se si vuole essere neutrali, si va sul bellissimo FTX che abbiamo il PERP, purtroppo il PERP, sì, non il future, abbiamo il PERP di Axie, e possiamo andare a shortarlo per coprirci dall'esposizione ad AXS. E basta, tutto lì. Infatti il funding è negativo, perché ci saranno un pelo di short aperti. Purtroppo non c'è il future, mi dispiace, ma abbiamo soltanto il perpetual, e quindi c'è il funding. Ahimè, è così. E basta, quindi ve lo volevo condividere perché secondo me vi potrebbe interessare. Ultima cosa, sta per arrivare su Binance, secondo questo insight, il supporto per le aste delle chain su Polkadot, delle parachain. Vediamo, molto interessante, perché Binance per ora era rimasto fuori un po', no, da questo mondo. C'era Kraken, Huobi e KuCoin, per l'appunto, che avevano già implementato quelle di Kusama, e se le implementa anche Binance, tanto meglio, siamo tutti più contenti che non dobbiamo saltare da un exchange all'altro. Io nel dubbio vi lascio il mio referral link in descrizione, se non siete già iscritti a Binance, in questa remota possibilità avete il 20% di sconto sulle fee per sempre, sullo spot, perché i futures non ce li abbiamo più, purtroppo, e quindi ve lo lascio in descrizione su YouTube, dai, qui su Twitch non c'è, non lo scillo, e basta, non ho altro da dirvi, rimaniamo sul nostro graficozzo di Bitcoin come sfondo che porta bene, e la parola a voi. Allora, cosa avete di bello da dire? Ma che chain usa Axie? Ronin, che è un layer 2 di Ethereum, usa Ronin. Anche perché altrimenti c'erano delle spese insensate per interagire con Axie. Luke, so bene che conosci DPI, per caso hai mai visto l'FTX DeFi Index? Come composizione di coin sembra interessante. Sì, l'ho visto, però c'è solo... non c'è spot, se non erro, giusto? C'era solo il perpetual. C'era solo il perpetual, fammelo cercare un attimo. Allora, beh, è completamente impallato tutto in questo istante. Allora, facciamo un bel refresh della pagina. DeFi. Eccolo qua. Allora, ci sono i token che non mi piacciono, i leverage token, e poi c'è il future o il perpetual. Purtroppo hanno in ballo la componente temporale che non ti fa venire voglia di longarlo, il perpetual ha il funding. Quindi io volevo una cosa spot, da detenere, da holdare, non un derivato. Purtroppo... qua c'è soltanto il derivato, per quanto voglia bene a FTX, qua dovete mettere lo spot.
Poi, che ne pensi degli airdrop di Luna? Personalmente, dove stai farmando Luna al momento? Guarda, per me, per Luna c'è un solo utilizzo in questo momento, che è collateralizzarlo su Anchor. Io lo sto usando assolutamente così. Prima avevo in parte in staking puro e in parte su Anchor. Adesso lo staking darà all'incirca, si stima un 9-10% col nuovo signoraggio, e che non è male, però io preferisco ancora averlo su Anchor perché poi vado a fare la combinazione prendendo UST, poi li rimetto in Earn, li uso come collaterale su Mirror, tutti quei bei giochetti lì. E quindi io sono pro Anchor. E lo stesso per Ethereum, anche gli Ethereum ormai sono tutti finiti su Anchor, i miei. Lui giusto tanto così esposto ad Anchor. Poi, Luca, riesci anche a mettere il referral di FTX? Ma che domande mi fai? Ah, dell'app però, dici? Allora, dell'app dovete inserire questo codice, ve lo sto scrivendo, tac. Eccolo, nell'app quando vi registrate, perché in effetti ieri ho fatto il video dove ne ho parlato e non vi ho dato il referral, pessimo oscillatore. E in sostanza l'app di FTX è quella, l'ex Blockfolio, che ha un'interfaccia che sembra Robinhood, insomma, e vi permette di, se depositate lì sopra, avete l'8% di rendita su qualsiasi coin fino a 10.000 dollari, oltre il quale scende al 5. Molto bene, comunque. E quindi niente, vi lascio il referral che ci sta. Poi, da dove vedi le APY dello staking di Luna? Io se apro Terra Station mi dice 3,3%, da Terra Station, è molto variabile, conta, molto molto variabile. Poi, dai un'occhiata, no, dov'è? No, mi è saltata la chat di nuovo, mannaggia. Esiste qualche video per capire bene come fare uno short di copertura su Axie? Allora, guarda, io ti dico, fallo solo se capisci bene cosa significa, perché aprire uno short non è una cosa così che si improvvisa. Però il senso è che se tu hai 10.000 dollari di AXS e li metti in staking al 240% di APR, tu sei long 10.000 dollari su Axie. Quindi tu shorti 10.000 dollari su Axie, su FTX, sul Perpetual e quindi sei neutrale. Se Axie sale, guadagna il long, perde lo short. Se Axie scende, guadagna lo short, perde il long. Quindi tu dovresti avere bilancio zero e ti intaschi tutto lo staking appunto a bilancio zero senza perdere l'investimento iniziale. Però c'è un però che, visto che c'è il Perpetual, abbiamo visto, il problema è che ogni ora c'è il funding, che è questa variabile, questa qui che vedi, che a volte pa viene pagata dai long agli short, a volte viceversa, e purtroppo è difficilmente prevedibile. Quindi attenzione che c'è questa variabile. Capiscilo bene, cerca di capire bene cos'è un perpetual, come funziona. Ci sono un po' di video che avevo fatto sui derivati. Se li vai a cercare, prova a cercare proprio come fare short, dovrei averne fatti un po'. Tempo fa, ma sono sempre validi, lo short è sempre quello. Poi, nel mondo Atom Terra l'oracolo che serve tutto è Band. Ad oggi non mi spiego la sottocapitalizzazione di questo progetto, visto il numero di chiamate che fa, senza voler far paragoni con Link. Aspetto la sua esplosione, sono lì come i samurai che aspettano il cadavere dei nemici passare sul fiume. Effettivamente, sì, Band è l'oracolo che fa parte del mondo Atom e ultimamente non se lo fila quasi nessuno e potrebbe essere interessante seguirlo, sicuramente. Come posso mettere a rendita Harmony da crypto.com? Allora, oddio, non ho mai detenuto Harmony, quindi faccio un po' fatica a risponderti, però immagino che sulla sua DeFi, visto che ha una sua chain e delle sue piattaforme DeFi, ci sarà qualcheduna per metterlo a rendita, ma sicuramente. Vediamo, Adder, dov'è? Ma c'è qualcosa su Harmony, vero? Sì, c'era su SushiSwap, mi ricordo. Ah, no, è qua, Harmony. SushiSwap, per l'appunto. DeFi Kingdoms. Beh, andiamo a vedere SushiSwap, visto che sappiamo che ci si può fidare. Vediamolo. Oppla, SushiSwap, che in realtà adesso è sushi.com, quindi magari non me lo trova più. Tac.
Allora, adesso non si chiama più Sushi Swap, ma Sushi, credo. Cioè, l'ultima volta che l'ho chiamato Sushi Swap sono stato corretto. No, non si chiama più così, adesso si chiama solo Sushi. Hanno anche acquistato il dominio sushi.com, che gli sarà costato il rene del fondatore, probabilmente. Allora, Harmony, switchiamo network. Eccoci qua, farm, c'è pure farm, guarda. Ah, guarda quanta roba. One USDC al 54%, One BUSD al 47%, One ETH al 35%, One USDT al 36%, One Sushi e One BTC. Guarda, ce ne sono per metterlo a rendita. Occhio all'impermanent loss, l'unica cosa. Queste altre qui non le conosco, quindi non mi sento di dire niente, perché non vorrei che poi una non fosse affidabile, però Sushi Swap direi, Sushi, direi che è più che affidabile. Quindi, procediamo. Allora, farei mai un video di spiegazione dettagliata su Short Future e Perpetual? In realtà, se gratti un po' dai vecchi video, la dovresti trovare, però magari facciamo un recap, potrebbe essere un'idea carina. Dai, la password di FTX App è diversa da quella di FTX Pro, devi aprire due account diversi, giusto? Devi aprire due account diversi, ma il KYC ne basta uno. Se hai già fatto il KYC su FTX Exchange, non devi rifarlo sull'app FTX perché te lo prendi in automatico. Però sì, come si chiama? Mamma mia, l'account va rifatto. Ci spieghi in due parole cosa sono le aste di cui parli tanto su Polkadot? Allora, queste aste sono, su Polkadot esistono degli slot, un numero finito di slot, di quelle che vengono chiamate parachain, che sono delle blockchain che si integreranno direttamente con la chain principale di Polkadot, che se non ricordo male si chiama Relay Chain, adesso devo farmi un ripassino sulla terminologia e su Polkadot in generale, e in sostanza queste chain cioè tutti i partecipanti alle aste, perché si mettono all'asta questi slot, devono andare a offrire di più. Chi offre di più si prende il posto della parachain. Questo posto è a tempo determinato, ci sono degli affitti che durano di solito un anno e quindi la parachain che vince per un anno ha diritto allo slot di parachain. Come fa la parachain per andare a raccogliere fondi per vincere l'asta? Fa una vendita di token, quindi ti dice: vuoi partecipare alla vendita di token? Bene, tu mi dai dei DOT o dei KSM se è su Kusama, io li utilizzo per partecipare all'asta, se la vinco divento parachain, sono contenta, tu ti tieni i token e io ho pagato i DOT, li ho vincolati, o meglio, perché non è che li perdi. Li vincoli per tot tempo finché dura il permesso, il lease di questa parachain e alla fine vengono sbloccati. Se non vincola la parachain si inverte il tutto. Questo è in breve, poi magari approfondiremo. Per adesso ci sono state su Kusama, su Polkadot devono ancora arrivare. Analisi grafico Phantom, andiamo a vedere Phantom, su cui tra l'altro volevo fare un video anche lì perché è interessante. Allora, niente male, niente male Phantom direi. Facciamo pulizia e ripartiamo da zero perché qua siamo finiti su un altro livello. Abbiamo questo primo supportino, tac, con area di liquidità. Opla, opla, eccoci. Al momento abbiamo messo un bel top qua sopra, con liquidità soprastante. Di nuovo andiamo sul daily adesso e stiamo vedendo come lo stiamo un po' aggredendo questo livello qui. Quindi se lo rompiamo, tac, secondo me ci sta come setup long. Altrimenti, se continuiamo a scendere, questa è la zona dove tenerlo d'occhio. 1.800 e dintorni, a rialzo 3.200 e dintorni qua. Tac, tac, tac. Molto bene Phantom, e adesso tra l'altro Phantom aveva fatto un incentivo non distribuito agli utenti come fanno tutti noi liquidity mining, ma agli sviluppatori. Curiosa come cosa, cioè tu se sviluppi su Phantom una dApp che attrae utenti e funziona, ti sganciano giù delle milionate di dollari. Benissimo, fantastico. Poi
Allora, ma quindi su FTX si possono mandare euro e addio Nexo? Allora, euro liquidi non credo, sai, solo cripto si mettono a rendita. Gli euro li puoi mandare sull'exchange FTX e mettere in lending, però non so esattamente quanto ti rendono, te lo dico immediatamente però. Andiamolo a vedere. Allora, facciamo che lo cerchiamo. Euro. Al momento, ah no, 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 al momento non c'è lend, niente, come non detto, perché al momento i dollari rendono il 6%, ma il BNB il 78%, per quale ragione? Cosa sta succedendo? E basta, euro purtroppo no, quindi mi sa che neanche, vedete, no, è qua, c'è solo, non c'è lend, come non detto. Quindi andiamo avanti. Sai la differenza tra l'app FTX Pro e l'attuale FTX ex Blockfolio? Lo dice la parola stessa, una è Pro, quindi è l'exchange, e l'altra è veramente semplice, compra, vendi, c'è il portafoglio, è orientata più all'utente medio, possiamo dire, alla casalinga di Voghera di turno, che è un po' che non la citiamo, la nostra casalinga di Voghera, chissà come sta con i suoi Doge. Sono un super neofita, hai già fatto qualche video su come collegare il mio wallet, asterischi, quindi c'è una parola mutata, ad una qualsiasi DeFi, quale wallet? Perché io l'ho fatto su Ledger per collegarlo alla DeFi, ma altri wallet, beh, come Ledger alla fine. Forse hai scritto crypto.com, ma non capisco, non collegare crypto.com alla DeFi. Ci spieghi al volo lo slippage dei pool quando si fa uno swap? Sì, assolutamente. Allora, quando vai a fare uno swap in un DEX, ad esempio PancakeSwap, l'exchange, il DEX preferito di tutti gli shitcoiner, quello che ti chiede è la tolleranza allo slippage. Andiamo a fare un bel trade exchange, così ve lo mostro. Da BNB a Boost facciamo. Tac. Quindi tu vai a mettere, adesso mi deve caricare il bilancio, bene, benissimo. Comunque tu vai a mettere l'ammontare di quanto vuoi scambiare, ecco, supponiamo 0,18, e qua nelle impostazioni, vedete, c'è slippage tolerance. Cosa vuol dire? Vuol dire che il massimo, che cos'è lo slippage? Allora, lo slippage è la differenza effettiva tra il prezzo a cui mi aspetto di vendere e il prezzo a cui vendo effettivamente. Quindi qua c'è scritto che all'incirca il prezzo è 0.0024 BNB per Boost. Se ci fosse uno slippage del 100% sarebbe il doppio, ad esempio, ok? Giusto per farvi capire. E quindi più lo slippage è alto e più io ci perdo facendo il trade. Quindi questo va a massimizzare, a mettere un hard cap allo slippage che posso tollerare. Se metto 0,5% e nel fare lo swap lo slippage sarebbe maggiore, mi blocca la transazione e mi dice lo slippage è maggiore della tua tolleranza. Di solito nelle shitcoin c'è uno slippage gigante perché o hanno quelle loro robe strane di distribuire le fee agli holder, ai burn, eccetera, oppure hanno dei pool di liquidità microscopici di tipo $5,000 e quindi c'è uno slippage alto. Comunque questa è la spiegazione di slippage. Tirate sempre fuori lo shitcoin hater che c'è in me. Dunque, dai un'occhiata a Shiden e Astar, lo stesso progetto praticamente su Kusama e Polkadot, credo siano assieme a Moonriver, Moonbeam tra le migliori parachain. Credo che un video magari con comparazioni di queste quattro, vista l'interoperabilità con Ethereum, sia una bella cosa. Io quando parla VeChain Holder io prendo appunti, ragazzi, mi dispiace, ma dunque Shiden lo conoscevo già, che è quello su Kusama, Astar, ok, Moonriver e Moonbeam li conosco già, quindi faremo un bel aggiornamento su Polkadot a breve, perché non ne parliamo da tanto. Ultimamente sono talmente assorbito dalla DeFi che ho perso un po' di vista Polkadot. Poi, sarebbe fantastico un video con le coin ad alto potenziale per il 2022. Un regalo per Natale. Ma dai, visto che vi voglio bene, lo potrei fare. Assolutamente sì.
Allora, per un super principiante è davvero difficile seguirti. Per ora sono su Binance e sinceramente non saprei come spostarmi da lì. Guarda, sono con te, davvero, credimi. Purtroppo non posso ripartire da zero ogni volta durante le live perché altrimenti non riusciremmo poi a trattare gli argomenti avanzati, no? Quindi io ti consiglio, io alla fine nel canale ho organizzato i contenuti anche in ottica proprio di un possibile neofita. Se tu vai sul mio canale, vedi qua, e vai a cercarti queste playlist, trovi sul trading, se vuoi partire a capire il mindset per il trading, come investire in criptovalute per principianti, la DeFi, magari andando anche un po' indietro sui video vecchi, ricerche e analisi, andiamo a analizzare le cripto, gli exchange, le carte, le opzioni, vabbè, lascia pur perdere che andiamo un po' troppo nel difficile, però trovi un po' tutto. Quindi io ti consiglio di andare a buttarci un occhio, magari chiaramente sui topic che ti interessano di più. Se ti interessa la DeFi, di andare a esplorare ovviamente la DeFi. E così poi un po' alla volta riesci ad essere in pari. Oppure se nelle live, un'altra cosa che consiglio spesso è che se nelle live sentite qualcosa che vi incuriosisce ma non lo capite, ve lo segnate, magari andate a fare un po' di ricerche o nei miei video vecchi oppure anche online in generale, ci sono tante fonti più che valide, e esplorare un po' il topic così da approfondirlo sempre di più. Comunque, procediamo. Dunque, Axi sta volando. Eh sì, ho notato sì. Oh, attenzione, l'app FTX ex Blockfolio accetta anche euro tramite SEPA, 8% di rendita. Ha risposto alla vostra domanda di prima. Grazie, grazie mille, perché questa era assolutamente una notizia utile. Quindi 8% su euro, su FTX app, che tra l'altro sicurezza molto alta, livello molto alto. Poi, Luca, sono quello che ha fatto all-in su Atom. Come sta andando? Secondo me non malissimo, eh? Andiamo a vedere il nostro Atom. Tac. Allora, non malissimo, adesso sta un attimino ritracciando verso il suo primo supporto, 7500 questo, e vediamo un po' come reagisce, perché questo è un potenziale entry long volendo, eh. Vedete, c'è il pool di domanda, tutto quanto, qua volendo è un... Sono curioso di vedere come reagisce, ripeto, se fa un bel rimbalzo vigoroso, se rimbalza ma nì, insomma, perché poi da lì si può impostare anche un'operatività. Volendo, i più arroganti possono già longare ancora prima dell'approccio. Stop loss o qua sotto oppure qua sotto al secondo supporto, se si vuole stare super larghi, dipende sempre dall'ottica della posizione. Ma un buon video per un neofita su come mettere Ethereum in borrow su Anchor Protocol? Sono riuscito a mettere gli UST e mi sembra geniale, ma vorrei provare a fare un passo extra. Ho già visto tutti i tuoi video, ma questa parte non mi è ancora chiara. Allora, spero che la palestra vada sempre bene, grande, sei benissimo alla grande. Adesso poi è inverno, vi è massa ignorante. Comunque, tornando in topic. Io te lo spiego rapido adesso, poi magari lo approfondiremo. Mi sembrava di... Forse non ne ho parlato proprio così con precisione come avrei dovuto. Perché... aspetta, guarda questo video. Te lo linko anche. Avevo fatto... Dunque, proviamo a vedere Terra Luna Tutorial. Questo qua. Vediamo se te lo riesco a condividere da qui. No, aspetta, ti giro il link. Perché qui, dunque, come fare bonding di Luna? Però è con Luna, non con Ethereum. Vabbè, intanto questo può essere materiale utile. Tac. Per quanto riguarda invece Ethereum, devi fare un passaggio in più. Perché oltre al mettere del collaterale, quindi a depositare, cioè tu di solito depositi Bluna e fai tutto il resto, però prima ci devi arrivare a Bluna e arrivare a BET potrebbe essere più difficile. Allora, ci sono due modi, quello costoso che è tramite Lido, quindi anchor.lido.fi, dove tu in sostanza passi da Ethereum a BET e ti puppi 80 dollari di gas fee. Sconsigliabile. L'altro è che riesci in qualche modo ad arrivare a UST,
Quindi ad esempio lo compri su KuCoin, su Coinbase Pro, mi pare che ci sia adesso e quant'altro, oppure a Luna anche, perché no? E vai a fare il cambio, Luna Bet non c'è, puoi fare Luna UST, che è un altro modo per arrivare a USD, e poi da UST fai il cambio direttamente a Bet. Avevamo visto l'ultima volta che il prezzo era fair, ovvero un Bet 3240, oggi Ethereum è 3270, quindi più o meno ci siamo. E quindi lì arrivi a Bet, Bet lo metti, lo depositi, fai provide. Una volta che hai fatto provide, poi puoi andare a fare borrow e prendere i tuoi UST. Basta. E poi il resto è assolutamente uguale. Spero di essere stato chiaro. E nel caso magari lo spiegherò meglio in un altro video, però questi sono gli step. Poi, dunque, che differenza c'è tra Crypto.com app e Crypto.com exchange app? L'app è quella semplice, no? Dove c'è compra, vendi, earn e quant'altro. L'exchange è più pro, dove ci sono tutti i tipi di ordine, eccetera, eccetera. Quindi quella è la differenza. E ci sono, mi pare, fee più basse con l'exchange, perché l'app ti mette un po' di spread nascosto, hidden spread. Allora, bene ragazzi, 48 minuti è quasi ora dei graficozzi, oserei dire. Io ho iniziato a maggio, i tuoi video mi sono tornati davvero utili, grazie per il lavoro che fai. Guarda, mi fa un sacco piacere, credimi. Dunque, voglio sapere perché mi vengono rimossi sistematicamente i messaggi, grazie. Non lo so, guarda, c'è un moderatore bot che rileva certi comportamenti, magari la frequenza dei messaggi, parole, non lo so, i bot ogni tanto impazziscono anche, potrebbe essere che succeda. Segnalo supercharger per DYDX su crypto.com. Wow, non lo sapevo, perché mi perdo sempre qualcosa, perché... Allora, products, dunque exchange, vediamo, bene, sito pesantissimo, comunque exchange e supercharge, sono curioso di vedere quanta allocazione c'è di YDX, 1 milione di allocazione, wow! Qua bisogna partecipare assolutamente, fighissimo. Bene, se avete dei CRO liberi sapete cosa farvene, perché... insomma ci piace. E benissimo, quindi adesso è il momento dei grafici, chiudiamo un po' di finestre, tac, benissimo. Allora, Bitcoin, abbiamo fatto un'analisi panoramica prima, adesso facciamone una un po' più precisa. Partiamo da qui perché m'affascina sta cosa. Questo è il grafico settimanale e guardate questa candela di questa settimana com'è impostata. Chi lo dice per primo? Dai, ditelo voi. Engulfing bullish, ovvero c'è il rischio, c'è la possibilità, più che rischio, che andiamo a chiudere sopra, vedete, la candela della settimana scorsa. Ed è un bel segno quello se succede, perché se lo accoppiamo con questa zona sotto alla chiusura weekly, che è una zona liquida di shadow, lower shadow lunga, è un segno palese di domanda, quindi questo è, c'è alta probabilità di bottom, ripeto, e quindi che dire, ci sono tutte le carte in regola per ritornare bullish. E guardate, abbiamo TAC, questo livello che è 45.000, fino a questo pool sottostante, quella zona verde che è 40, fino a 44, che può diventare un entry. Come dicevamo prima, no? E anche nelle scorse live, si vede meglio sul daily forse. Ci muovevamo nei blocchi 1 e 1, 2 e il setup più evidente, no? Visto che comunque sul macro siamo bullish, il setup più evidente quando ci sono questi blocchi è attendere l'invalidazione di un trend, in questo caso il trend discendente dal blocco a quello sotto, che si ha quando andiamo a rompere di nuovo il blocco sopra, e seguire chiaramente il trend nuovo. Quindi in questo caso abbiamo la rottura del blocco, questa è la zona di possibile entry 44-45, e qua scatta il setup long, il possibile setup long con stop loss qua sotto, vedete, bello anche abbastanza largo, ben fatto. Per i più aggressivi, qua sotto alla candela del breakout,
quindi sotto i 43.100, giù di lì, e trend following, perché direi che andare a fare già dei take profit qui, io sinceramente non lo farei, perché anche andare qui, vedete che cioè, è una sorta di cap and handle, è un equal highs, higher low, quindi c'è comunque un sentore bullish sul quale io non chiuderei posizioni. E di conseguenza trend following, se andiamo a rompere qui poi andiamo di nuovo ad approcciare i massimi ancora con sentore bullish, perché abbiamo, ripeto, dei low, degli higher low, che è una cosa molto importante. E che dire, l'unica invalidazione che ci riporterebbe alla compromissione di ciò è innanzitutto l'assorbimento del breakout, quindi la perdita dei 43.000 qua, tornare qua sotto, si crea un'altra punta, un altro falso break come questo e in fretta si gira la frittata dalla parte opposta e si spiaccica l'uovo, e con conferma che qua torneremmo nel range comunque, quindi solito discorso del blocco, con in più la punta sopra che non benissimo, e ulteriore conferma la perdita poi dei 41.000. quindi questo è un po' i vari esiti. Probabilisticamente adesso siamo tutti da una parte, cioè tutto a favore del bullish, come abbiamo visto. C'è volume, c'è stato il breakout, c'è l'accumulazione, il settimanale comunque è bullish, quindi le probabilità sono a favore chiaramente del bullish, ma la certezza non esiste mai, lo sapete meglio di me, e quindi queste sono le possibilità, ovvero i vari scenari e cosa li triggera. Andando a spaziare altrove, a vedere le altre principali coin, partendo da Ethereum direi, tac. Allora, Ethereum si è spiaccicato qua dentro, in questa zona, continua a pescare da questo pool, da questa entry area, che è anche lei nata sul settimanale. E che dire, rimane valido quanto sempre detto, cioè questo pool rimane comunque una potenziale entry area, e qua abbiamo un low, e se invalidiamo questo low è invalidata anche l'entry area. Il tutto si inserisce in un costrutto più grande che ha come base qua sotto 0055. Se viene perso, malissimo, tragedia, disastro, perché facciamo un costrutto di top. Se rimane, se arriviamo qua invece peschiamo liquidità, benone, questo è un altro possibile long. E se rompiamo a rialzo, quindi andiamo di nuovo a fare dei nuovi massimi, meglio di così non si può. Questo è Ethereum in breve. Poi cosa abbiamo? Luna che ha fatto una giornata non bellissima, Luna, perché è andato di nuovo a rompere le scatole ai massimi, poi ha dampato. Adesso c'è da vedere come reagisce qui con i 7003, questa zona, insomma, questo pool, e se reagisce bene può essere anche un long. Se li perdiamo torniamo qua sotto e abbiamo sopra questo costrutto di top, che non è proprio il massimo graficamente, qui si parla di speculazione, perché sono la persona più bullish su Luna che esista, credetemi, dal punto di vista fondamentale. Poi vediamo un attimo, la total l'abbiamo vista prima, la dominance, come siamo messi? La dominance, siamo messi che non si capisce un tubo, perché siamo sempre qua che ci muoviamo così più o meno, e quindi finché non si va di fatto a formare o un bottom, quindi con la dominance di Bitcoin che ricomincia a salire e in questo modo, oppure una continuazione ribassista perdendo anche il 40%, non si capisce quale può essere il prossimo trend delle altcoin. Qualcuna adesso da grattare ci potrebbe essere, come abbiamo visto Ethereum, ma il setup che mi fa più gola ora come ora è proprio questo long su Bitcoin, quindi non lo so, forse lo preferisco. E per il resto direi che non c'è qualcosa che attiri troppo l'attenzione. Do la parola a voi se avete qualche richiesta specifica. Analisi DOT, ormai DOT ci stiamo dietro come un mastino, DOT, vediamo cosa ci combina, è lì che fluttua a mezz'aria, quindi o lo aspettiamo qua sotto oppure qua sopra. I due setup possono essere questi, per il momento è a mezz'aria, e quindi così a mezz'aria non mi convince. Sol, andiamo a vedere sol. Allora, eccoci qua. Pure Sol, guardate cosa ci combina, è andato a grattare un po' di liquidità da qui e adesso si è appiattito quello che sembra
il ritracciamento. Quindi, che dire, potrebbe fare questo, adesso andare a costruire un range e poi romperlo a rialzo, che non sarebbe male, oppure potrebbe perdere questo livello. Io al momento Sol lo lascio lì dov'è speculativamente, perché è ancora lì che primo ritracciamento deve un po' ancora capire come assestarsi, quindi per ora lo lascio lì. Però potrebbe ripartire in FOMO sicuramente da un momento all'altro, come tutti gli altri layer 1 d'altronde più utilizzati. Abbiamo visto che Avalanche è in FOMO, adesso sta un po' ritracciando, Luna era in FOMO, Phantom è in FOMO, Harmony, a proposito, non più di tanto, non è quello più in FOMO, però insomma anche lui la sua botta ce l'ha avuta. Cielo, a proposito, io qua non ho dentro Cielo, Cielo BTC, com'è? Allora, vediamo, Cielo BTC, un po' strano come grafico, cioè cos'è sta roba? Non lo so, mi sembra sempre tutte ste stranezze qua, però se dovesse ritornare dalle parti dei 10.008 e dintorni, un possibile entry ce l'abbiamo qua, con stop se ritorniamo in questa zona, in questo range. Che dire? FTT anche lui in correzione, in approccio proprio in questo istante col primo vecchio top. Vediamo come finisce, anche se l'impostazione non è delle migliori, perché questa punta gigante non è proprio ciò che mi piace di più al mondo. Vediamo com'è l'esito di questo retest, che se ritorna qua dentro, poi vabbè, ritorniamo in questa zona qua. E abbiamo sopra la testa sto albero di Natale qui, è questo che non mi piace. Io quando vedo ste punte mi allontano. Perché anche se dovessimo rimbalzare, cioè per ritornare bullish tanto, cioè vorrebbe dire che bisogna andare a rompere qui. Quindi io quando vedo queste punte così forti, io sto lontano. Questa è un po' la mia opinione. Amici, che dire, io vi ringrazio di avermi seguito e ringrazio ovviamente chi si è abbonato al canale, come sempre vi ringrazio e vi voglio tanto bene, perché per me è una piccola donazione, per voi se avete Amazon Prime è a costo zero se collegate il vostro account Amazon Prime a quello Twitch. Dovete rinnovarlo ogni mese, io ve lo ricordo, vi rompo le scatole perché se no vi dimenticate e vi ringrazio di nuovo, lo ripeto, e grazie anche a chi utilizza tutti i miei vari referral link, che sapete è un modo per sostenermi, e per voi a costo zero anche quello, anzi a volte ci sono pure dei bonus, perché tanto io vi scillo solo le piattaforme che mi piacciono e che uso anch'io, non scam, ponzi e robe varie, quindi siamo tutti sul pezzo. Poi io con questo vi auguro un buon weekend, vediamo un po' come chiude, soffiamo sotto il grafico per far chiudere questo settimanale in engulfing bullish, che mi gaserebbe. Ci vediamo lunedì alle 18.30, vi ricordo che da poco è disponibile il servizio di formazione one to one per chi, dopo aver studiato le centinaia di ore di video, ha qualche dubbio, vuol fare qualcosa affiancato da qualcuno perché da solo non se la sente, cosa che purtroppo in video non si può fare, neanche col video più dettagliato che esista, e quindi anche quello è a disposizione se scrivete all'indirizzo mail che vedete ogni tanto comparire e trovate nella descrizione del video su YouTube. Bene, detto questo, io vi saluto per davvero e ci vediamo lunedì. E occhio ai tombini a livello.